è una cosa bestiale, fa tantissimi danni pure la sua ulti. Cosa sta facendo questo piccolino? Cosa sta facendo questo piccolino? Gli ho dato una mazzata sui denti. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo bellissimo episodio di Brawl Stars. Abbiamo avuto la fortuna nel precedente episodio di trovare finalmente Bibi in una cassa gratuita. Sì, abbiamo trovato tutti i brawlers nelle casse gratuite. Ci mancano semplicemente leggendari. In questa serie stiamo cercando di trovare tutti i brawlers delle casse gratuite. Ci siamo riusciti, ci mancano semplicemente, come sempre, i soliti 3 leggendari. La nostra percentuale è un po' diminuita per colpa di Bibi, perché abbiamo trovato Bibi, quindi la nostra percentuale si è abbassata di un pochino e infatti è scesa allo 0,0576. Questa è la percentuale che ho adesso per il leggendario, ma di nuovo finalmente ho la possibilità di trovare nelle casse solo un leggendario, quindi cercheremo oggi in questo episodio di aprire 11 casse e giocheremo tantissimo Bibi, perché è veramente un brawler divertente che ho già giocato e che mi ha divertito tantissimo. Siamo già quasi arrivati a 4100 trofei. Spero che il video vi piaccia. Lo sapete, questa serie continua con il vostro supporto. Appena raggiungiamo i 3000 mi piace, carico un altro bellissimo episodio e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Adesso andiamo a farci un bel paio di sopravvivenze e dopo apriamo tantissime casse. Prima sopravvivenza qui con Bibi, cerchiamo di farci una bellissima partita. Allora, questo brawler è veramente tanto tanto divertente da utilizzare ed è molto molto potente. Infatti appena fate un po' di power ups i vostri colpi fanno dei danni pazzeschi. La sua ulti è una cosa bestiale, fa tantissimi danni pure la sua ulti. Cosa sta facendo questo piccolino? Cosa sta facendo questo piccolino? Gli ho dato una mazzata sui denti. Fantastico. E adesso qua cerchiamo di aprirci queste belle casse. Ricarichiamo la barra gialla. Anzi, non sono riusciti a ricaricare la barra gialla, però usiamo la ulti. Mamma mia, avete visto? La ulti è potentissima. E adesso apriamoci anche queste belle casse e aspettiamo. Vorrei aspettare, però non aspetto. La principessa è sparita. Prima la principessa c'era, adesso non c'è più. Mamma mia, è potentissima questa Bibi. Mi piace veramente tantissimo. Scrivetemi nei commenti se avete trovato anche voi Bibi, perché è una cosa mostruosa. Bibi è fortissima. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video di Brawl Stars divertente. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Abbiamo Spike e abbiamo Pocho, credo a sinistra, quindi andiamo direttamente da Pocho, perché sappiamo che si nasconde qui da qualche parte. Secondo me deve essere qui qualcuno da qualche parte nei dintorni che si sta nascondendo il piccolino. Dove sei? Dove sei piccolino? A parte che abbiamo quasi la ulti, eccolo! Finalmente abbiamo trovato. Il problema è che non possiamo continuare a seguirlo, però lo possiamo spingere contro quello Spike. Guardate qui, guardate qua. Adesso con un colpo dovremmo tecnicamente shottarlo. Non credo proprio, però ci proviamo. Fantastico, l'abbiamo spinto via. E vediamo un po'. Niente, non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché è troppo, scappa troppo velocemente. Quindi facciamo una cosa, ricarichiamoci di nuovo un po' la vita e aspettiamo. Perfetto, adesso possiamo riprenderlo. Tanto sta tipo in trappola. Il bello è che noi col colpo che tipo spinge via i nemici possiamo spingerlo fuori nella tempesta. E sarebbe veramente divertente. Guardate, 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 guardate. Lo spingo via. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta a spingerlo via. Però adesso dobbiamo stare attenti, perché questo ci ammazza. Sì, ci ammazza. Non ci posso credere, ci ha ammazzato. Il problema di Bibi è che tipo contro i brawlers che colpiscono da lontano fa veramente tanta fatica. Infatti Spike non sapevo come prenderlo, perché è stato intelligente e è venuto a kidnapparmi. Comunque la prima partita è andata veramente benissimo. Seconda sopravvivenza, vediamo di farci un'altra bellissima partita come la precedente. Allora, la cosa bella di Bibi è che già è potentissima a questi livelli. Questo livello bassissimo, livello 1, livello 2, non mi ricordo che livello ce l'ho. Immaginatevi una Bibi a livello 8, diventerebbe una cosa mostruosa, una cosa mostruosissima. Boss aveva già capito che si stava avvicinando una Bibi e che ero in agguato. Wow, qua c'è un'altra Bibi, solo che, ok, si stanno scontrando. Io posso prendermi queste belle casse. Fantastico, me le pappo tutte io. Guardate qua, divento potentissimo. Divento già potente, 2000 di danno faccio. Già faccio già 2000 di danno. Non mi immagino adesso le stragi che farò. Attenzione, avviciniamoci a questi due, che tanto sono, penso, in trappola. O forse può scappare, sì, può scappare via. A parte che c'è anche la ulti, quindi non saprei cosa fare. Guardate, guardate, guardate. No, potevo ucciderlo, cacchio. No, non ne potevo ucciderlo, anche perché rimaneva con 500 di vita. Però che cacchio, potevo, cioè, potevo ferirlo tantissimo. Ok, questo qua è incastrato, perfetto. Io mi metto in mezzo e lo uccido. No, 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 che cosa è successo? Cosa è successo? Perfetto, ho sbagliato la mira con la mia mazza da baseball. Mamma mia, quanto è forte questo brawler epico. Non vedevo l'ora di trovarlo. Spero che il video in cui l'ho trovato nella cassa gratuita vi sia piaciuto, perché è stata una cosa inaspettata. Infatti abbiamo aperto tipo le prime casse gratuite e l'abbiamo subito trovato. Quindi è stato veramente un bel pack opening. Scrivetemi nei commenti se
vi è piaciuto quello del precedente episodio, perché a me è piaciuto tantissimo. No! Ma non è possibile, ho usato la ulti per uccidere Bibi, ma è arrivato un corvo a grinapparmi, un corvo leggendario che si fa ammazzare quasi dalla principessa. Che cosa siamo arrivati? Siamo arrivati terzi, abbiamo fatto anche 5 trofei. Terza sopravvivenza, vediamo di farci una bellissima partita, un'altra bellissima partita con Bibi, perché ci stiamo divertendo tantissimo. Questo nuovo brawler è troppo divertente da utilizzare, questo brawler epico. Tanti l'hanno shoppato per 200 gemme, io ho avuto la fortuna di trovarlo in una cassa gratuita, pazzesco. Adesso prendiamoci questa mazza da baseball e la spacchiamo in testa a tutti i nemici. Sì, la mazza da baseball che ci ha comprato la mammina. Adesso l'abbiamo appena usata per spaccarla in testa a Tara e a questa Bibi nemica. Adesso ci siamo fatti tantissimi power ups, andiamo anche quasi al centro, che forse possiamo prenderci una cassa o possiamo anche tipo clinappare qualcuno. Vedo che c'è gente che sta combattendo per quelle casse. C'è Mr. Westside che c'ha tipo anche tantissimi power ups e c'è anche un Bo che lo sta tipo inseguendo. Quindi andiamo verso di loro, che tipo forse possiamo tipo bersagliarli. Posso spingerlo contro quella rosa. L'ho spinto contro quella rosa. Perfetto. Però la pallina non ritorna indietro. No, non ci posso credere, ho sbagliato tutto. Non pensavo che fosse così resistente Rosa. Non pensavo che fosse così resistente. Infatti me la sono giocata malissimo contro Rosa. Era la prima volta che incontravo una Rosa, penso, con Bibi. E infatti non sapevo come comportarmi. Un'altra sopravvivenza qui con Bibi. Vediamo di farci una bellissima partita. Al centro ci sono veramente tantissime casse che ci mappiamo tutti noi. Eh sì, voglio prendermi tutte quelle belle casse, così poi siamo fortissimi e spacchiamo tipo la testa a tutti con la nostra bella mazza da baseball. Solo se questo Dynamite ci lascia 2 secondi stare. E ciao, questo qua ho già capito che non mi vuole far passare. Lui non mi vuole proprio far passare. Però si dovrà concentrare a prendersi quella cassa e quindi sprecherà qualche dinamite. E quindi noi potremo passare. Sono troppo intelligente. Sono troppo intelligente. E qua mi prendo queste power ups, queste casse, perché le voglio io. Anzi, lui un power ups se l'è preso, ma diciamo che uno l'ho preso io, un altro l'ho preso io. Quindi diciamo che sono più in vantaggio io contro quel Mortis. Quel Mortis si avvicina a me, penso di ammazzarlo, perché Mortis deve per forza colpire da vicino. E se io prendo altri power ups da vicino, lo sciotto in 2 secondi. E ciao. Guardate qua che cosa sta cercando di fare. Vuole tipo, vuole scontrarsi contro di me. E vedete, lo sapevo che potevo ucciderlo. Non ha avuto neanche il tempo di usare la ulti per ricaricarsi la vita. Adesso facciamo 2000 di danno in su. Quindi siamo una cosa mostruosa, una cosa molto molto devastante. Questa Tara tipo è in trappola. Che cosa credeva di fare? L'abbiamo schiacciata con la nostra palla di vetro. La nostra palla di ghiaccio l'ha schiacciata. Perfetto. Quella Tara sapevo che potevo ucciderla, perché si era tipo incastrata in quel muro. Dove è andato questo? Ah, eccolo. Eccolo qua. Mamma mia, il nostro colpo che spinge via comunque fa un mucchio di danno, anche perché abbiamo 8 power ups. Adesso qua dobbiamo stare attenti e giocarcela bene contro questo Bo e ucciderlo se ce la facciamo. Però è troppo lontano. Wow, attenzione. Attenzione. Ok, siamo ancora vivi. Stavo cercando anche di utilizzare la ulti, ma non l'ho utilizzata, per fortuna. Non l'abbiamo sprecata. Vai, tiriamo la nostra palla di ghiaccio. Vediamo chi possiamo schiacciare. Non possiamo schiacciare nessuno, però possiamo uccidere lui. Fantastico scontro finale. Nessuno mi può fermare. Nessuno mi può fermare, a parte questo Beryl. Secondo me questo Beryl mi può fermare. Però ho quasi la ulti pronta e la utilizzeremo anche subito per indebolirlo. E adesso il problema è che dobbiamo cercare di prenderlo, perché sta tipo dall'altra parte della. Ma se tipo lui continua a sparare, non penso che si ricaricherà la vita. Solo che secondo me sta cercando di uccidermi. Quindi vediamo. Forse vuole usare la ulti contro di me. Se la usa, io cerco di attaccare, così lo spingo via. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Non lo so, sto facendo un po' fatica. Vorrei spingerlo fuori dalla tempesta. Quindi ricarichiamoci adesso tipo il colpo giallo e aspettiamo. Guardate, lo spingo via, lo spingo fuori dalla tempesta se ce la faccio. E no, non ce l'ho fatta. Perfetto, aspettiamo. Guardatelo. Ci stiamo continuando a inseguire, non ci credo. Ma vince lui. No, fantastico, ho vinto io, perché il mio colpo l'ha ucciso. Io invece ero rimasto con 400 HP. Mamma mia, che partita. Partita fantastica, che deathmatch molto molto intenso. Ultima partita e poi finalmente ci apriamo le 11 casse per sperare di trovare qualche leggendario. Tipo sono 3 video che sto trovando in fila tutti i brawlers fantastici. Infatti abbiamo trovato nel precedente episodio un epico, abbiamo poi trovato Bibi e poi abbiamo trovato un brawler raro nel secondo account. Infatti negli ultimi video sto trovando solo tantissimi bellissimi brawlers ed è una cosa spettacolare. Cosa voleva fare questa Bibi? Vabbè, però questa Bibi adesso mi sta dando fastidio. Dai, vattene al centro,
ci sono tante casse. Infatti volevo andare al centro per prendermi tutte quelle casse, invece questa qua mi ha dato un bel po' di fastidio. Che cosa faccio qui? Vado adesso in mezzo, provo a clinappare. Tanto quelli si stanno scontrando. Questa Bibi è in trappola, lo sapevo. Sapevo che potevo ucciderla. Andiamo di nuovo al centro. Vediamo un po' qua chi possiamo colpire. Ciao. E qua dobbiamo ricaricare la vita. Oddio, siamo passati in mezzo. Oh mio Dio. Non ci credo. Siamo con 19 HP. Hashtag 19. Che acrobazia. Siamo passati in mezzo a tutte le frecce di Bo come su Matrix. E poi abbiamo anche spinto via Eugenio, che poteva tipo colpirci e ucciderci. E invece non è successo. Wow. Perfetto, perfetto, perfetto. Lo sapevo. Sapevo che era troppo vicino e quindi non poteva più fare niente. Adesso abbiamo anche la ulti pronta, quindi quasi quasi la uso contro questo Bo. E poi lo uccido, perché questo vorrà tipo piazzare la sua ulti. Perfetto. Ma adesso siamo tipo incastrati in questo bruttissimo punto. Però abbiamo di nuovo la ulti pronta. Sì, no! Non ci credo, guardate chi vince. Vince uno con un power up. Ma che sfortuna. L'avevo già ucciso, ma le sue frecce erano partite e quindi sono morto anche io. Mamma mia. Comunque abbiamo fatto delle partite pazzesche con Bibi. Infatti mi sono divertito veramente tantissimo. E adesso andremo ad aprirci queste 11 casse. Andiamo subito ad aprirci queste bellissime casse e vediamo un po'. Allora, è una settimana che ho tanta fortuna con le casse. Infatti, se sono così fortunato, potrei addirittura trovare finalmente il benedetto leggendario. Ma non credo che succederà, perché con il leggendario bisogna avere una fortuna pazzesca che nemmeno io c'ho. Infatti sono così fortunato che trovo tutti i brawlers, anche quelli costosissimi. Però i leggendari sono una cosa che nemmeno io riesco a trovare. Finalmente delle tre gemme, perfetto. E adesso qua continuiamo, tanto abbiamo 11 di casse da aprire. E le apriamo proprio tutte, le apriamo proprio tutte, perché siamo veramente felicissimi di aver trovato in questi giorni così tanti brawlers gratis, nuovi e potentissimi. L'ultima cassa, che è la super cassa, e niente, non abbiamo trovato proprio niente. Vabbè, è normale, abbiamo appena trovato tipo adesso Bibi, quindi ciao. Prima che troviamo un leggendario passeranno tantissimi video. Spero che il video vi sia piaciuto, raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ciao.